Quello che spicca è l'uso drammatico e teatrale della luce che risalta la sacralità del momento raffigurato. Quest'opera del 1504 esprime appieno le riflessioni di Raffaello, che intendeva la bellezza come ordine astratto di rappresentazione geometrica. E cosa dire di quest'opera? Antonio Canova vuole raffigurare Napoleone in veste di Marte, coniugando la fisionomia del viso alla resa di un corpo completamente ideale e classico. Scusa, ma quante volte hai già fatto il giro? Giro? No, prima volta. Devi sapere che il Giro d'Italia fu corso per la prima volta nel 1909.